sepolte senza pagine di storia, ma adesso c'è Ted che ce lo racconta. Uomini e donne senza gloria, figli di un'Italia senza memoria. Le marocchinate. Per marocchinate si intende una storia colpevolmente e volontariamente del tutto cancellata dalla narrazione dell'Italia liberata. Una pagina di storia drammatica che io sappia raccontata soltanto dal romanzo di Moravia, La Ciociara, da cui è stato tratto l'omonimo film diretto da Vittorio De Sica con Sofia Loren. Si tratta delle violenze e degli stupri di massa commessi dall'esercito mercenario francese, composto per lo più da soldati marocchini, nel centro Italia sul finire della Seconda Guerra Mondiale. A seguito di queste violenze sessuali, molte persone furono contagiate da sifilide, gonorrea e altre malattie venere. Molte donne rimasero incinte e altrettante abortirono o ebbero aborti spontanei. Si verificarono numerosi casi di suicidio tra le donne violentate e addirittura di infanticidio della prole nata dagli stupri. Uno stralcio della inchiesta parlamentare recita così: dalle numerose documentazioni raccolte oggi possiamo affermare che ci furono un minimo di 200.000 casi accertati di violenze, numero che comunque non rispecchia la verità. Diversi referti medici dell'epoca riferirono che un terzo delle donne violentate, sia per vergogna o pudore, preferì non denunciare. Facendo una valutazione complessiva delle violenze commesse dal corpo di spedizione francese, che iniziò le proprie attività in Sicilia e le terminò alle porte di Firenze, possiamo affermare con certezza che ci fu un minimo di 60.000 donne stuprate e ben 18.000 violenze carnali. I soldati maghrebini mediamente stupravano in gruppi da 2 o 3, ma abbiamo raccolto testimonianze di donne violentate anche da 100, 200 e 300 maghrebini.